siamo conosciuti a Mola, mi ricordo proprio lunedì di Pasqua. Ricordo che ti regalai senza impegno una cassetta di Amrosco. Però quel primo incontro di mattina, ammiando in bianco, vidi forse tu. E io mi consolai a cisternino con una sola china di fasù. Ho le moroidi, 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 ho le moroidi. Mi feci 4 litri di buon vino, di Locorotto d'un bacio tuffo. E poi per delusione d'amore mi frecai una caldara di galoppo. Ma poi nel basso ventre un gran dolore, forte, 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 ma chissà. Sentì un rumorino che faceva tic, 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 ta. Ho le moroidi, 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 ho le moroidi. Telefono al dottore che mi disse: ma che fate, scusi, venite qua. Ma prima di partire metti l'acqua, è capace che tutto passerà. Con la funicolare abbattizzata una ringorsa feci fino là. Guardo poi in fondo con stupore e grido un po' chite chite moi. Ho le moroidi, 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 ho le moroidi. Mi dette a razzo una ricetta che già stava pronta dentro a un flacone. E andai in farmacia che in fondo stava proprio lo stratone. Volevo una pomata senza impegno, non lo so perché c'ho un gran prurito. E quelle mi rispose: mi dispiace, che peccato, questa è già esaurita. Perché? Abbiamo le moroidi, abbiamo le moroidi, abbiamo le moro, abbiamo le moro, abbiamo le moroidi, abbiamo le moroidi, abbiamo le moroidi, abbiamo le moro, abbiamo le moro, abbiamo le moroidi, abbiamo le moroidi, abbiamo le moroidi, abbiamo le moro, abbiamo le moro, abbiamo le moroidi, abbiamo le moroidi, abbiamo le moroidi. Abbiamo le mano, abbiamo le mano, abbiamo le mano, i di essere fresca del morone. Abbiamo le mano, i di abbiamo le mano, abbiamo le mano. Wow, queste sono le ultime canzoni a colori che sono state scritte da me e da Gianni. Buonasera innanzitutto a tutte le ascoltatrici e ascoltatroci che stanno sentendo. Dunque, questa che una trasmissione che io sto presentando, sono Ciardo. Fra poco arriverà Gianni, ma non è ancora arrivato perché è andato a rubare a San Nico. Anzi, no. Sta arrivando, buonasera a tutti o quasi. Scusa un momento, aspetta un momento perché tocca a me. Dunque, un saluto, stavo dicendo, alle ascoltatrici e ascoltatrici che stanno in ascolto. Vorrei salutare le più fedeli della mia trasmissione: Pina, Franca, Bigge, Nunzia, Borziella, Filomena, Maria sì, e no. Maria. Non si è incantato, ma sto salutando 5 Marie che so che stanno in ascolto. Scusa, posso dire un attimo, per piacere, aspetta un momento. Posso parlare? Ti rendi conto che hai salutato tutte donne, neanche un uomo. Aspetta. Tu sei un femminista. Mi vuoi dire che cosa stai dicendo? Tu sei un femminista. Le donne, perché sono le più affezionate che mi stanno a sentire. Beh, no? Allora, parliamoci chiaro. Dunque, la donna, è inutile che la donna è il sesso debole, la donna è il sesso forte, va bene? Non è l'uomo. La donna, ricordati una volta per tutte, che la donna è potenza. E l'uomo è matera. Madonna, scusi, chiudetela. Ma chi è? Scusi, Ciardo, vedi chi è questo? Scusi. Chi è lei, scusi? Chi sono io? Io sono Davetondo, guarda, non si capisce. Sono Davetondo e sono venuto a dire un fatto tra Vittorio Emanuele, va boh? Oh, non sai un fatto tra Vittorio Emanuele, quando veniva Davetondo veniva a fare il discorso al popolo, non lo sai? Che alla fine del discorso avevo pigliato la cadenza del posto e piglia di al popolo, dice: popolo di Vittondo, dice, se avete bisogno di qualche cosa, ditelo, che il re cercherà di esaudirvi. Pita mezzo alla folla, c'è un cazzeolo, no? E sto cazzeolo dice: maestro, posso parlare io? E un re dice: butta il veleno, buon uomo, dimmi tutto, ma se io non vorrei la quale ci sono più, fu come mafio. E ora dice che si alzò sopra l'attacco e dice: guarda, adesso è a zappeo, adesso è a zappeo.